Signore e signori, amici sportivi, buonasera. È Mario Mattioli che vi parla e vi saluta. Sono immagini che vi giungono dal Palasport di Casavatore. Siamo alle vicinanze, alle porte, soprattutto di Napoli. Sul ring, fra qualche istante, vedremo e si contenderanno il titolo italiano dei medio massimi, il titolo è vacante, Giovanni Nardiello e Jawe Davis. Il titolo, abbiamo detto, è vacante da quasi 2 anni, da quando, cioè, Andrea Maggi lo lasciò per tentare l'avventura mondiale, avventura poi non felicemente andata in porto. È tutto pronto per questo incontro. L'arbitro è il signor Renzo Mecchini di Terni, i giudici Giuseppe Todaro di Taranto e Guido Plororan di Pisa, il medico dell'incontro, il dottor Di Lauro di Napoli. La serata è organizzata dalla Boxiana di Alfredo Reininger, ex campione europeo. Giovanni Nardiello, pantaloncini verdi, Colonia Agostino, è nato a Napoli il 27 novembre del 1967. Al peso questa mattina ha fatto segnare 78 kg netti, il suo record, 12 vittorie, un verdetto di parità. Jawe Davis, anch'egli Colonia Agostino, è nato a Kampala in Uganda il 27 settembre del 62, peso 78 kg e 750 grammi, record 33 vittorie, 9 sconfitte e 3 verdetti di parità. Di Giovanni Nardiello fino a questo momento si può dire solo e unicamente che dopo 13 combattimenti professionistici è imbattuto. Buono il destro intanto di Davis, che poi accompagna col gomito un colpo andato vuoto. Si è avvicinato tardi al professionismo comunque Giovanni Nardiello, ben dopo il suo più famoso fratello Vincenzo, di 1 anno e mezzo più anziano. Davis invece ha una lunghissima esperienza, ma lo si può ben definire l'eterno incompiuto. Nella sua carriera ha avuto moltissime occasioni per decollare, tutte vanificate da un carattere non propriamente grintoso. Basti ricordare l'occasione del 92, un incontro che finì pari a campione d'Italia contro Crawford, un europeo vacante, aveva l'incontro in mano, Davis non seppe dare un colpo in più, un pugno in più che gli avrebbe permesso di portare a casa il titolo europeo. Per questa ragione, oltre poi all'altro assalto europeo terminato per KO tecnico contro lo Smulders, per questa occasione Bruno Alcari, che lo aveva sempre seguito, lo ha lasciato. All'angolo di Davis vi è il maestro Silvestri, all'angolo di Nardiello il papà Nardiello, mentre Rocco Agostino, manager di ambedue, siede in platea come sua usanza quando sul ring vi sono due pugili della sua stessa scuderia. Appare superfluo ricordare i pantaloncini verdi di Nardiello e i pantaloncini neri di Davis. Una prima ripresa che ha visto subito i due pugili non rifarmiarsi. Una testata, intanto Nardiello si ferma letteralmente e termina la prima ripresa. Una prima ripresa su un piano di sostanziale parità tra i due pugili, subito molto più tecnico, fuori dubbio, Davis, molto attento, aggressivo Nardiello. Ricordiamo che ambi due sono guardia destra, ovvero protendono in avanti il destro per poi colpire con il sinistro. Intanto vediamo la scheda di Giovanni Nardiello, che è nato a Napoli ma vive da sempre praticamente a Roma, per cui dalla sua può contare anche il tifo locale. Vicino abbiamo Vincenzo Nardiello, l'abbiamo visto agitato come non mai in questo incontro, la prima volta che vedi tuo fratello impegnato per un grosso obiettivo. Beh, certamente, sto provando la stessa sensazione che provo negli spogliatoi quando devo fare un combattimento io. Logicamente si sa, quando un fratello combatte su un ring, poi quando sai che è uno sport che tu pratichi e sai di cosa è fatto, la preoccupazione aumenta. Bene, e siamo alla seconda ripresa, c'è da ricordare
che il limite dei medio massimi è 79 e 378, per cui M2 pugili abbondantemente sotto, soprattutto Nardiello 78 kg, addirittura 1 kg e 400 grammi sotto, e questo è un dettaglio che può interessare Vincenzo. E ha incassato un bel colpo Giovanni, lo ha sentito, dovrebbe evitare assalti sconsiderati nei confronti del più tecnico Davis, che è riuscito a colpire con buona precisione. Buono il destro di Nardiello, ancora il sinistro, destro, attenzione, oh là là, no no, occorre contarlo subito, è risvolto drammatico per Giovanni Nardiello, 1-2, molto intelligentemente tenta di legare, struttura fisica straordinaria, resistenza granitica per Giovanni Nardiello, è riuscito a rimanere in piedi e non si riesce a capire come. Suggerimenti di Vincenzo al fratello di chiudersi bene per evitare altri colpi di Davis. Seconda difesa pesantissima per Giovanni Nardiello, due colpi che lo hanno letteralmente portato sull'orlo del KO, ma si è ripreso. Evidentemente un pugile integro, ben allenato tra l'altro Nardiello, ma non riesce a trovare la distanza per colpire. Ora prova il destro, il sinistro, ma arriva a segno anche Davis, la cui tecnica straordinaria la si conosceva. Dubbi sul carattere, ma l'incontro ha preso subito una pessima piega. Bernardino ancora 1-2, rimane lì, ora crolla letteralmente al tappeto Giovanni Nardiello, si rialza, ma l'incontro è finito. È finito l'incontro, niente niente, è finito, è finito. Niente da fare, reazione nervosa di Giovanni, se la prende con l'arbitro, ma è previsto, è scontato assolutamente, no, e Vincenzo non si poteva assolutamente continuare. Assolutamente, assolutamente, guarda, Gianni purtroppo è un super medio, non è un medio massimo, bravo, bravo adesso, però mio fratello devo dire che questa volta ha voluto, è stato grande pure lui, perché è andato a fare una categoria che non è la sua, e affrontando a viso aperto un uomo come Davis che ha la sua esperienza, no, è magari un incontro subito, che è importante, un ragazzo che sa fare bene il pugilato. Comunque un incontro senza storia, vittoria di Davis, peraltro la tecnica del pugile ugandese naturalizzato italiano ormai da tanti anni era conosciuta, e lo stesso Vincenzo Nardiello si va a congratulare con l'avversario del fratello, che così conquista il titolo italiano dei medio massimi con pieno merito in un pugilato italiano che ancora sta subendo una certa sorpresa attonita alla vicenda di Gianfranco Rosi, incappato in un caso di presunto doping proprio dopo il mondiale del 15 scorso a Perugia. Ancora il gruppo De Nardiello inquadrato dal regista, ecco, rivediamo, rivediamo destro sinistro di Nardiello a vuoto, poi riesce a legare Giovanni, che già in apertura di seconda ripresa aveva dovuto subire una serie pesantissima da parte di Davis, poi aveva recuperato grazie alla sua struttura. Eccolo qua il colpo d'incontro, ancora schermaglie, schiva molto bene Davis a vuoto, ambedue, eccolo il sinistro e il destro, è andato. Allora questo è il primo episodio, questo è il primo 1-2 che ci ha riproposto la regia, è il primo 1-2 in apertura di ripresa. Ora potremmo rivedere invece la parte finale, eccola qui, evidentemente, eccoci l'1-2 finale da parte di Davis, e crolla al tappeto Giovanni Nardiello pesantemente, e si riesce subito a riprendere comunque grazie a un fisico del tutto integro ed anche alla preparazione abbastanza accurata.
peccato per Nardiello, però occorre dare atto al valore straordinario, ma lo si conosceva, non ci stancheremo mai di dirlo, valore di Jawe Davis, un pugile che ha già disputato due incontri validi per il titolo continentale, più contro Frank Tate, un tentativo per il titolo intercontinentale versione IBF, sempre dei medio massimi, per 6 punti anche con Frank Tate, ottimo medio massimo statunitense. Era il 91 quando i titoli intercontinentali erano ancora di un certo spessore, sicuramente superiore a quello di adesso. Attendiamo il verdetto ufficiale. Ecco, finalmente Giovanni si è ripreso perfettamente e può alzare con molta serenità il braccio del rivale. Ed eccoci al verdetto ufficiale. Ed ecco la vittoria di Jawe Davis e l'abbraccio tra i due pugili. Ed ecco sia l'incontro che segue, siamo sempre nella categoria dei medio massimi, sono due giovani, chiamiamolo così, almeno per carriera, Giuseppe Scarpati e Marcello Paparello. Giuseppe Scarpati, lo vediamo in pantaloncini azzurri, 26 anni e ormai è nato il 24 settembre del 69, 7 vittorie, 5 sconfitte fino ad ora. Al peso 79,5 e 50.